Venditalia 2014, altro stand da andare a visitare, altro amico da incontrare. Siamo con Marco Cantafora, il nuovo responsabile Italia della Suzo App. Buongiorno Marco. Buongiorno a te Fabio. Noi ci incontriamo dopo l'appuntamento di Parigi, il Vending Paris 2014 che pochi mesi fa si è tenuto a Parigi, proprio nel capoluogo francese. Ebbene, tu oggi sei qui per riproporre ancora una volta Currenza, che è il prodotto di punta di Suzo App, e per la prima volta al pubblico italiano in veste ufficiale da responsabile di questa casa anglo-americana. Allora, intanto saluta gli amici di VendingTV.it. Buongiorno a tutti. E parlaci anche di Suzo App, che è una realtà piuttosto grossa in termini internazionali, ma poco conosciuta qui in Italia. Sì, esattamente, ci presentiamo per la prima volta sul mercato italiano in occasione della Venditalia 2014. Suzo App è un'azienda olandese, Suzo App nasce dalla fusione di un'azienda olandese e un'azienda americana, molto specializzata nel settore del gaming. Con l'acquisizione che si è tenuta recentemente del prodotto Currenza, Suzo App intende entrare in modo dirompente, direi, esatto, sul mercato americano, sul mercato del vending italiano, del vending. Il prodotto Currenza è un prodotto ormai conosciuto sul mercato, con delle caratteristiche molto interessanti. Ecco, allora, intanto è conosciuto e confermato come uno dei prodotti di eccellenza della distribuzione automatica. Ci dici quali sono le sue caratteristiche vincenti? Beh, e soprattutto la sua modularità, la cassetta rendi resto a sei tubi, quindi un'importante capacità di erogazione delle monete, la possibilità di avere la telemetria integrata, che questo è molto importante per le locazioni con un consumo dinamico, la possibilità di avere diversi modelli, no? Abbiamo circa 12 modelli del prodotto Currenza. Ma perché modulare? Questo perché è modulare, perché c'è la possibilità di avere delle funzionalità oppure di farne a meno a seconda delle proprie esigenze. Quindi si passa dall'executive con il doppio protocollo per arrivare all'MDB puro che sta prendendo sempre più piede. Anche Marco, c'è una vignetta che riesce ad accattivarmi da mesi, cioè da quando di tanto in tanto, passando negli stand delle fiere, vedo questo telefonino con la vignetta richiesta di intervento. Vogliamo spiegare a voce perché c'è quella vignetta, che significato ha? Questa vignetta si riallaccia alla funzione, della telemetria. Telemetria che consente di avere in tempo reale, attraverso un SMS, eventuali guasti che occorrono sulla gettoniera o sul distributore automatico. Questo dà la possibilità appunto di intervenire in tempo reale e quindi aumentare l'efficienza del distributore e della gettoniera stessa. Nella stessa vignetta noi troviamo qui su un euro zero, no SMS, no costi. Come si spiega? In realtà sì, no SMS, no costi, perché? Perché non necessita di una SIM con abbonamento, con traffico dati, ma tutto viene gestito attraverso un SMS. Tutti gli allarmi sono inviati da SMS. Quindi no SMS, no costi. Quindi meno allarmi ho, meno costi devo sostenere. Quindi diciamo che è un dispositivo che con un costo veramente irrisorio permette di ottenere dei servizi di prima qualità, insomma. Questa è una macchina rendiresto che, uscita un paio d'anni fa, ha continuato a evolversi. In realtà il prodotto nasce nel giugno 2007,
ma entra sul mercato italiano nel 2010, comincia in modo come dire, interessante a trovare il proprio spazio. E negli ultimi anni è sempre cresciuta quella domanda su questo prodotto e speriamo di continuare su questa strada anche con la nuova entità Suso App, che è l'azienda dietro al marchio Occorrenza. Suso App, di cui ormai tu sei responsabile Italia in termini ufficiali. Per il mercato del vending, esatto. Per il mercato della distribuzione. Suso App è specializzata anche nel settore del gaming, molto presente nel settore del parking. Infatti qua abbiamo dei prodotti specifici per il parking, come il B2B 300, che è un erogatore di banconote e a tre tagli. Possiamo anche dire tranquillamente che è quel tipo di apparecchio che si trova all'interno degli armadi che rilasciano gli scontrini una volta andata al parcheggio, è così? Esattamente. Si trova negli aeroporti? Soprattutto aeroporti, ferrovie, cioè stazioni ferroviarie e tutte queste situazioni. Le grosse location pubbliche. Le grosse location pubbliche. Meglio andare a dirle queste cose perché c'è tantissima gente che non lo sa. Anche gli addetti ai lavori, sai, ci sono tanti addetti ai lavori che possono immaginare ci siano attrezzature di altra tipologia e invece Suso App è di fatto leader in questo segmento. Esattamente, esattamente. Soprattutto, ripeto, nel mondo del gaming e del ticketing, con questo prodotto ha intenzione di appunto aumentare la propria presenza in questi vertical. E quindi consolidare ulteriormente la propria leadership proprio in questi mercati. Marco, siamo tutti e due estremamente stanchi, direi quasi distrutti al quarto giorno di fiera. Saluta pure gli amici di VendingTV.it. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima occasione. Bene, allora noi nel frattempo ci riveniamo assolutamente, credo per Expo 2015, dove ci sarà la nuova Venditalia. Io nel frattempo ti ringrazio, proseguo ancora perché abbiamo da presentare tantissime novità in questa quattro giorni milanese. Seguiteci.